Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Parlo piano perché mio marito sta facendo un massaggio rilassante nella stanza accanto, quindi non è un video ASMR in realtà, infatti siete su Monica Vlog. Cominciamo che è meglio. Allora, ho voluto fare un video verticale perché so che molti video vengono visti dal cellulare, vanno anche di moda. Ho detto, ma perché no? Facciamo un video lungo verticale. Ecco, e ho picchiato. Più che un get ready with me sarà un bloopers continuo. Vabbè. Allora, che poi per farlo verticale dovrò fare il montaggio sul cellulare, perché se lo metto sull'app, insomma, sul programma che me li monta, me li metto, ma che ve ne frega a voi. Via, cominciamo. Allora, cominciamo con la BB cream. Io ho già fatto la skincare, infatti sono bellina idratata, mi sono fatta tutta la mia routine classica del mattino. La BB cream a me piace di più darla con la spugnetta, però la Beauty Blender, quella originale, ce l'ho a casa mia. Oltretutto, data con le dita, vedete, mi va tutta sotto le unghie, che sono anche un po' lunghe. E insomma, vabbè, io la do così, eh. È tantissimo che non faccio un video di trucco, ma perché in realtà, ragazzi, mi trucco davvero poco. Da quando mi sono arrivate le BB cream, sì, mi do quel, magari anche per fare video mi do semplicemente la BB cream, il mascara e poi punto più sul rossetto. È difficile che mi trucchi proprio. Solo che oggi ho detto, via, c'ho tempo, perché appunto il computer non ce l'ho, perché è nella stanza dove mio marito fa il massaggio. E poi stasera si va a cena fuori, è mattina, non crediate che io stasera mi ritrucchi, anzi. Secondo come mi sfrulla, a volte mi strucco proprio anche prima di andare a cena fuori, perché così almeno non impatacco tovaglioli e poi quando torno non devo stare a togliere tutto. Non ho preso lo specchio, tanto per cambiare. Ah, la BB cream è quella di Erborian, mi è stata inviata in omaggio dall'azienda in occasione di una collaborazione su TikTok. Veramente ottima. È molto buona anche l'altra che mi ha mandato, YesStyle. Sono tutte e due veramente buone, ma mi sembra che entrambe siano coreane. Solo che questa la trovate da Sephora, mentre quell'altra della Hamish la trovate su YesStyle. Se me lo ricordo vi metto i link, eh? Se non me lo ricordo me lo chiedete. Allora, io non uso cipria, ragazzi, perché comunque la BB cream deve essere anche, oltre a essere protettiva del sole, praticamente è anche molto appunto curativa, quindi se ci metto la cipria tutto il grassino, tutte le sostanze. Guardate, questo è il colore della BB cream naturale, cioè questa qui è la Doré, in questo momento è leggermente più scura. La dovrei tirare giù sul collo, ma poi non mi garba neanche macchiare i vestiti. Questa la Doré, secondo me, se prende un filino di sole diventa veramente perfetta. Allora, ridò un po' di questo qua. Questo stick è un balsamo multiuso della Kai. Anche questo me l'ha mandato YesStyle. Io come lo uso questo? Me lo uso sulle labbra, ha un sapore un po', infatti non va mangiato, lo uso sulle labbra, può essere applicato anche nelle zone secche del viso come effetto glow rimbombante e poi a volte lo applico anche sulle cicatrici. In questo momento me lo do sulle labbra, che vedete sono comunque le mie labbra sempre così, con queste cosine rinsecchite, e anche quando vado a dare il rossetto. Forse dovrei fare uno scrub labbra. Quello non lo faccio mai, vedete? Ecco, quella è una cosa che non ci penso mai a farla. Bene. Allora, ma porca miseria. Ah no, ce l'ho, ce l'ho. Il blush, perché sono nella fase, se, no, sono nella fase, c'ho la roba mezza qui e mezza a casa mia. Ora sono a casa del marito
E a casa mia ho il blush, quello che mi è arrivato chiaro, 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 che non gli davo 2 lire, invece molto carino, fa un effetto molto naturale. E qui invece ho questo qua di Huda, il blush Huda Beauty. E questo è molto più scrivente. Io, come sempre, lo vado ad applicare anche qua sopra l'occhio. I pennelli grossi me li sono scordati di là. Troppo, vero? Eh sì. Proprio l'effetto caldana, poi già ce l'ho di mio, quindi mettici pure il blush, Monica. Andiamo a uniformarlo un po'. Che poi vedete con la BB cream, se vado a mettere il blush, mi va ad evidenziare le macchioline che la dermatologa non ha tolto bene. Piano piano durante la giornata ovviamente si assorbe un po' la crema e perde questo effetto lucido. Allora, matita, io solo questa qui, ho perso l'appuntino. No, forse ce l'ho, aspettate, forse ce l'ho. No, niente, come non detto, non ce l'ho. Se non ritrovo un appuntino qui è dura. E quindi come si fa? Ci vedo praticamente niente. Adesso metterò poi un rossetto di quelli che ho qui a casa mia, cioè a casa del marito, ce n'ho pochi, mentre a casa mia ho portato più rossetti perché effettivamente li uso soprattutto lì. Allora, io andrei a fissare subito la matita che ho messo di sotto. Oggi voglio usare la palette di Anastasia Beverly Hills, la oddio, come si chiamava questa qui? La nuova palette. Allora, prendo questo qua che vedete è fatto così e vado a scegliere un colore un po' scuretto per andare a si va di marrone o di verde? Di verde. Sto prendendo questo verde qua, che poi vederli qui sembrano molto scuri, però no, sembrano più chiari. Però in realtà sono scurini, eh. Andiamo a fissare subito la matita. Qui dietro c'è striscia, che me lo sono portato qui con me perché altrimenti faceva un casino. Perché striscia c'ha il suo gattino, che è un pupazzetto fatto proprio a gatto, che quello è suo. Quando gli prende il momento, prende sto gattino e gira per tutta la casa. Wow, col gattino in bocca. Allora, fatemi controllare nello specchio della palette cosa ho combinato. Un po' strucchietto. Andiamo a rimangiare un po' con che lo faccio con questo qua. Vedete qua? Qua ci vuole un po' di Ma ci vuole un po' di BB cream, ma ce la vado a rimettere, perché l'ho rimangiucchiata tutta. Ho anche il correttore, ma il correttore secondo me è troppo chiaro, troppo presente.
l'occhio mi ha già cominciato a dar fastidio. Il problema, ragazzi, è che io mi trucco molto meno anche perché quest'occhio qua dove mi si sono rotti i capillari è rimasto rosso con tutti i capillari così e mi dà fastidio perché mi sembra proprio di avere sempre qualcosa nell'occhio, quindi quando vado a stuzzicare con il trucco la situazione peggiora e non è proprio il massimo. Qua. Dunque, a questo punto che facciamo? Intanto diamo una pettinata alle sopracciglia. Non mi ricordo mai, vanno fatte prima o dopo l'ombretto? Vediamo un po', vorrei stare appunto sui toni del verde, però ovviamente ci vuole anche una base chiara, quindi io di solito parto sempre dalla parte scura, ma oggi voglio fare all'incontrario, voglio partire dalla parte chiara, quindi prendo questo qua, il Paloma. Lo vado a mettere qua nella parte interna. Per dare luce, effettivamente con lo specchio della palette ci vedo meglio che nel cellulare. Ok, beh, certo, comunque un conto è dare la BB cream e il rossetto, un conto è dare un trucco completo, anche base BB cream, ma già cambia, eh? Allora, poi voglio prendere un colore chiaro, questo bel non mi riesce di capire come sarà, è brilluccicoso, però io lo voglio provare a prendere, questo bel, vediamo un pochino, ma non è così chiaro come sembra. Quindi lo vado a mettere qua. È molto brilluccicoso questo. Come sapete, lo sbrilluccico invecchia tanto, eh. È un verde un po' bronzato, un po'. A questo punto riprendo Liberty, che è questo verde qua, che è quello che avevo usato per il sotto, e vado a metterlo invece nella parte qua dell'occhio più esterno. Sempre Liberty, anche di qua. Non so se sentite Striscia che biascia. Allora, stasera in teoria andiamo a cena con degli amici, dei cari amici di Luigi, ma persone squisite con cui mi trovo molto bene anche io, che non vediamo da 6 anni, cioè stanno a Firenze. Questo per farvi capire la nostra vita sociale, com'è a volte complessa. Cioè, è veramente difficile riuscire a vedere anche le persone con cui si sta molto bene, perché poi ognuno appunto ha i suoi impegni, le sue cose. Ok, io aggiungerei ancora un altro colore, però a questo punto prenderei Aisle, che è più chiaro, sempre sbrilluccicoso, andrei a posizionarlo proprio qui nel centro. Di qua non ho scosso il pennello, infatti sta venendo giù una quantità abnorme di polvere, però ecco, volevo dare proprio questo effetto molto lungo.
adesso prendo questo pennellino qui, vado a sfumare un po'. A questo punto io andrei a rimettere un po' di Liberty. Lo alzerei proprio per dare un po' più di, per alzare un po' l'occhio, perché sapete, una certa cala la palpebra. Avevo pensato di insistere magari con uno scuro qui nell'angolo dell'occhio, vediamo, al limite ci si mette. Vado a prenderlo però con questo qui. A questo punto prendo Muse, che è sicuramente lo scuro più scuro della palette, vado a posizionarlo proprio qui nell'angolino. Poi di qua non riesco a tenere l'occhio chiuso come vorrei, quindi ecco il problema delle matite sotto, che anche se si fissano, però guardate, è già tutta colata. Allora io riprendo lo stesso Muse e vado ad unire la codina che è sopra con la parte sotto. Mi ero ripromessa di usare un fazzolettino per far da guida, però se uso il fazzolettino non ho per tenere lo specchio. Infatti questo trucco andrebbe fatto con uno specchio a modino. Ecco, mi sa che mi ci vorrà davvero il correttore, eh? Andiamo a sfumicchiare. E prendo anche di nuovo la parte paloma, cioè quella chiarissima, e vado ad applicarla quassù. Proprio sotto l'arcata. Una passatina, una spolveratina generale per uniformare un po' il tutto e direi che basta così come ombretto. Ah, ragazzi, qui aspettate, eh. Comunque, più ci si invecchia, ragazzi, e less is more, nel senso, più roba si mette più sul viso e più le rughe vengono evidenziate, c'è poco da fare. Allora, tocchettino di correttore per andare a definire meglio qui la codina. Questo è un correttore della Corf. Lo vado a spianare con questo pennellino qua. Sarebbe proprio un pennellino da correttore. Vedete, ho dato proprio, ho attirato sull'occhio. Allora, cominciamo a lavorare sulle sopracciglia. Se non ritrovo un tempera matite, qui la vedo dura. Questo
Qui ho la matita eyebrow della Catrice, e mentre a casa mia invece ce n'ho una che mi è arrivata da YesStyle, molto carina anche quella. Io non sono il mago delle sopracciglia, devo dire, e poi non mi piacciono nemmeno quelle sopracciglia eccessivamente pettinate, cioè che diventano anche troppo, non so, non mi piacciono quegli effetti troppo esagerati, cioè mi piace abbastanza naturale la sopracciglia, le sopracciglia, il sopracciglio, mamma mia. Monica, se comincia a incasinarti con l'italiano, si sta freschi. Adesso vado a fissare con questo Control Freak di NYX. Non mi fa impazzire, però che non costa molto, quindi anche lì avevo guardato dei fissativi per sopracciglia, ma avevano dei prezzi esagerati. Questo diciamo che va abbastanza bene, anche perché io poi non ho delle sopracciglia indomite, quindi diciamo che il suo lavoro lo fa. Piacerebbe magari se un'azienda me li mandasse in omaggio, qualcosa di buono o di bello, allora lo proverei volentieri, però io tipo 40 euro e un coso per le sopracciglia non ce li spendo. Allora, mascara. Qui da me ho questo mascara Poppy Austin che l'ho preso da poco, è vegano, cruelty free. Insomma, c'è un sacco di cosine buone. Come mascara è carino, non mi sembra nulla di particolare, però è anche vero che l'ho usato poco. Mentre a casa mia ho il Flip 360 di Clio. Il Flip 360 di Clio secondo me è un po' più facile da mettere, anche se credo di non aver capito ancora bene come valorizzarlo al massimo. Però ecco, diciamo che anche una imbranata con i mascara, con una passata abbastanza veloce, riesce ad avere un effetto abbastanza buono. Questo qui, boh, sicuramente ci devo stare un po' più dietro per metterlo, per applicarlo. Poi ho sempre il solito problema che vado un po' ad attaccare tutto il lavoro fatto. Questo diciamo che ci vuole un pochino per metterlo, poi l'effetto è bello, abbastanza naturale, però non è male. Ecco, nulla di da dire, ah, il mascara, ecco, non è il mascara della vita. Quello di Clio mi piace di più, e forse di Clio mi garba ancora di più quello, il classico Dark Love del Flip. Però, oh, che flip. All'inizio, quando l'avevo provato, ero rimasta delusissima. Poi, come al solito, il mascara appena provato, solo quello di Anastasia mi è piaciuto subito, che però l'ho dovuto buttare perché ormai era seccato. Dopo che l'avevo aperto, cioè è un anno. Dicono di buttarli dopo 6 mesi, ma io col fatto che mi trucco poco, poi ovviamente la roba mi dura tanto. Striscia intanto si è calmato. Allora lui di solito la mattina quando io faccio tutti i miei massaggi viene qui, si mette sul letto. Poi ci sono delle musiche che metto che gli piacciono di più, cioè quando metto il mantra Om Soam di Meditative Mind, lui lo vedi, felicissimo. L'altra mattina invece avevo messo un mantra diverso, cinese, un po' più agitato, ma guardato schifato, è andato via.
questo punto rimane da dare il rossetto. Il trucco è molto delicato, quindi in teoria si potrebbe stare anche su un rossetto tranquillo, però io non ho rossetti molto tranquilli, nel senso che ho il rosso, quello sparato, il 760, bello rosso freddo di Chanel, di Christian Dior, scusate. Poi ho questo di Clio, il Creamy Love, che però butta sul rosato e poi però scurisce. Questo potrebbe essere papabile. O se no, ho questo bellissimo di Lancôme, che è un rosso mattone scuro, che mi stanno bene tutti e due. Boh. Belli tutti e due, però oggi mi metto questo più rosato, va? Lo mettevo nel tappo sbagliato. Ovviamente per questo non ho uno straccio di matita, perché ho solo una matita rossa. Allora me la metto un pochino, eh? Un attimo. Si va ad applicare il Creamy Love. Questo è il, sì, chi ci vede non me lo ricordo mai. Mio amor. Comunque scuriscono, questi qui. Appena messo è più chiarino, poi dopo. Questo è simile al colore delle mie labbra, però più rosa. E voilà. Trucco, non trucco, la differenza si vede, eh? No, via, sono contenta, giù. Ora stasera non ho ancora deciso cosa mi metterò, perché avrei voglia di vestirmi, mettermi qualcosa di carino così, però poi siamo ancora nella fase che non si sa mai se è caldo, se è freddo, se piove, quindi mi sa che ripiegherò come al solito sui soliti jeans. Magari mi metto la camicia di seta. E poi una maglia sopra da poter togliere a seconda di. Vabbè, tesori, io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, spero che questo video in verticale vi sia piaciuto. Fatemi sapere se lo preferite così o se vi piacciono di più in orizzontale. Comunque su YouTube tenderò sicuramente a fare video in orizzontale. Questo è un po' una cosa che esula un po' dalla situazione. Io vi ringrazio della compagnia ancora e ci vediamo presto.